Wahekuj, ben ritrovati alla vostra Andrea Incarnazione su LBX Little Butler's Experience. Credo che oramai siamo davvero molto vicino alla fine. Se non è questo capitolo, saranno i prossimi due, credo. Oppure vogliono farci fare il numero più bello di tutti, 15. Sì, so che per altri il numero più bello è un altro, ma noi siamo un canale PG-13, quindi insomma, cerchiamo di tenerlo pulito. Cominciamo! Nello scorso episodio abbiamo recuperato finalmente il motore perpetuo e abbiamo scoperto il progetto Saturn. Che cos'è la Saturn? Dici, Tyler, è la navicella carica di LBX di cui Ini vi ha appena parlato. Sì, una navicella carica di LBX con le castagne sferiche che appunto sembra possano creare una guerra mondiale. Probabilmente qui saranno già la quarta guerra mondiale, la quinta. Tanto. Sarà completamente piena di LBX equipaggiati con le castagne sferiche della nuova Alba. Un'enorme navicella carica di piccole bombe a megatonni per distruggere una centrale elettrica e creare così una crisi globale di energia. Stanno cercando di iniziare una guerra? A quanto pare. È proprio quello che vogliono. Quanto tempo ci resta prima del lancio? Hanno già iniziato a bruciare il carburante. Direi più o meno 25 ore. Perciò abbiamo fino alle 8 di domani sera. Dobbiamo sbrigarci allora! È troppo rischioso. Ora che i preparativi di lancio sono iniziati, la sicurezza attorno al centro di ricerca sarà ai massimi livelli. Sì, con i robottini da guardia che noi distruggeremo a suon di LBX. Oltre a sera di droni per la sorveglianza, si serviranno anche di forze armate. E allora come faremo a... Quando la navicella entrerà nella fase finale di lancio, tutte le forze di sicurezza dovranno ritirarsi. Precisamente, una volta iniziata la fase finale dovranno ripararsi dall'esplosione. E sarà a quel punto che noi entreremo e moriremo. Quanto tempo abbiamo tra l'inizio della fase finale e il lancio? Il countdown durerà 30 minuti. È tutto il tempo che abbiamo. Non è molto, ma è la nostra unica opportunità. Questa sarà la battaglia finale. Ah! Potrebbe finire qui allora. No, forse la battaglia finale prima della distruzione mondiale, ecco. La nostra ultima chance. Vi mostrerò come raggiungere il centro ricerche Nuova Alba. Noi vi daremo il nostro supporto dall'Eclipse. Ci terremo pronti per effettuare un atterraggio di emergenza e venirvi a prendere. Van, prendi questo. Ti sarà utile durante la battaglia. Signor Keith! Sì, signore. Keith, il nostro tecnico di fiducia. Che ci dà? Che cos'è? Si chiama schermo di luce. È il risultato di molti studi pilotati in orbita. È uno scudo che resiste alle armi laser. Ti aiuterà a contrastare gli attacchi a raggi laser. È molto leggero e non intraccerà i movimenti del tuo LBX. Se posso esprimermi liberamente, è un componente eccezionale. Uno schermo di luce, eh? Ascoltatemi. Nonostante ora siete ben equipaggiati, questa missione non sarà semplice. Sarà la sfida più difficile mai affrontata finora, per ciascuno di noi. Il futuro del mondo è in gioco, ma ricordate, le vostre stesse vite sono in pericolo. Non obbligherò nessuno a prendere parte alla missione. Avete tutto il diritto di decidere il vostro destino. Venite a comunicarmelo quando avrete preso la vostra decisione. Dunque, dovrei un attimo cambiare arma a Odin perché devo mettergli lo scudo. Che credo sia questo schermo protettivo dai raggi laser, non ho ben visto. Però devo anche togliergli le braccia Inbit, perché le braccia Inbit funzionano come armi e occupano tutte e due le braccia, quindi non posso usare lo scudo, posso solo difendermi con le braccia. Non so quanto possa essere diversa la parata con lo scudo dalla parata con le braccia, ovviamente farà meno danno. Vedrò un attimino se questo schermo protettivo è un equipaggiamento oppure se così è tipo un rivestimento per LBX, ecco. Sì, lo schermo di luce è infatti uno scudo molto molto potente, da molta difesa, però devo un attimo cambiare arma allora perché non ho Kazuya nel gruppo e a Kazuya devo cambiare il bastone che gli ho dato, l'asta, con l'asta che voglio usare io. Quindi un attimino ci prepariamo per la missione e poi cambio tutto. Sì. Ti ascolto. Ma come ti ascolti? Tu che mi devi dire quello che bisogna fare? Dai. E così le nostre vite sono in pericolo. Sì, pare di sì. Io non voglio morire. Gabe.
Signor Tyler, accetto. Proteggerò le persone che amo. Devo farlo. Vaughn, sei sicuro? Ha ragione. Se ci arrendiamo ora, tutto il lavoro che abbiamo fatto finora andrà in fumo. Io sono con lui. Anch'io. Non posso lasciarli andare da soli. Chissà cosa succederebbe. So cosa devo fare. È così, dunque? Sembra che vi siate decisi. È tutto per ora. Vi lascio un po' di tempo per prepararvi. Ok. Quindi questo è l'ultimo episodio? The final battle to save the world. Lo dico ancora una volta, l'ho già detto due volte, ma non me ne frega nulla. Perché devono distruggere in questa maniera un titolo bellissimo? Da la battaglia per salvare il mondo allo scontro finale. Non ha senso. Perché devi tagliarlo in questa maniera un titolo? Abbiamo ceduto il motore perpetuo a loro. Perché, signor Cole? Sono confuso anch'io. Tutto ciò che so è che erano ordini del dottor Kaido. Del dottor Kaido, è sicuro? A quanto pare che Ortiz ha ricevuto delle istruzioni direttamente dal dottor Kaido. Ma se l'OS è il motore perpetuo, allora è il nostro piano. Certo, attacca una centrale elettrica all'Ottawatt, il cuore pulsante dell'energia del mondo. Abbiamo atteso un momento per gettare il mondo in una crisi energetica e rivelare il potere del motore perpetuo. Avremo il monopolio delle risorse energetiche e per questo il controllo del mondo. E allo stesso tempo assicureremmo al dottor Kaido di essere riconosciuto come un leader mondiale. Ma se il motore perpetuo è nelle mani dell'OAS, non possiamo fare niente di tutto questo. Sono certo che il dottor Kaido aveva le sue buone ragioni. Dobbiamo solo aspettare e vedere cosa accadrà. Va bene, aspettiamo allora. Che il vero Kaido sia ancora vivo? Ci sarebbe una reference da fare qui, ma mi astengo. Mamma? Sì, tornerò a casa presto. Tu rientri al tuo viaggio di lavoro domani, giusto? Che cosa facciamo per cena? Oh, volevi mangiare fuori? Non puoi farlo un'altra volta? Mi piacerebbe mangiare a casa domani. Sai, tu e io. Vorrei tanto il tuo stufato. Ti darò una mano in cucina, cosa ne dici? Per favore... Yippie, grazie mamma, andrò a comprare tutti gli ingredienti domani. Cerca di tornare presto. E se moriamo in battaglia? No, non moriamo, ovvio, no. Anch'io farò tutto il possibile per tornare. Perché questi discorsi così strani? Ma poi tua madre, poverina, è stata in viaggio di lavoro, sarà stanca morta, dai cucina tua mamma, non mi interessa se sei stanca, devi morire sui fornelli. Kazuya, che bello vederti. Che succede, caro? Oh, non è nulla, davvero. Sei sicuro? Sembri un po' giù. No, sto bene. Sicuro? Anzi, posso ordinare una copia di Jupiter Assault? Esci domani, vero? Pensavo che ti piacesse fare la coda per i giochi il giorno dell'uscita. Hai cambiato le tue abitudini? Non c'è un motivo, davvero. È solo che sono un po' occupato domani. Mi andrebbe solo di giocare un po' quando avrò finito. Kazuya. D'accordo. Metterò da parte una copia per te. Vedi di passare, eh? Non voglio che annulli all'ultimo minuto. Non si preoccupi, ci sarò. In effetti un po' mi manca fare la coda per comprare un gioco al lancio. Però riceverlo a casa oppure preordinarlo e poi andare lì, passare davanti a tutti, perché io ho lo scontrino che l'ho preordinato, accidenti. Levatevi dai piedi, comuni mortali. Per poi scoprire che la fila che dovevo fare c'era comunque, perché tutti quanti con lo scontrino e quindi niente. Capita. La fortuna di nuovo. Chi se lo aspettava che uno come me sarebbe finito a combattere per salvare il mondo, eh? Devono essere tutti impazziti. Sì, tu che parli con le carte per primo. Se nessuno ti ascolta, è ovvio. Se parli da solo sei pazzo, se no se parli a qualcun altro, ok, ci sta. Ah, la banda di Hans qui, eh? Avete finito di preparare i vostri albiex? Sì, abbiamo finito, Hans. È tutto pronto per la battaglia. Bene, domani tutto è permesso, dovrete dare il meglio di voi, come vi sembra. Yeah! Mancherebbe solo Vaughn ora. O forse Justin? Sì, Justin. E poi Vaughn. Sì. Non è cambiato nulla. È tutto come l'ho lasciato. Certamente. Nani?
Ho fatto in modo che fosse tutto pronto per quando sarebbe tornato, signorino Kaido. Questa resterà sempre la sua stanza. Sarebbe bello se non dovesse entrare qui di soppiatto. Sì, io non sono più un membro della famiglia Kaido. E allora perché torno a casa, signorino? Signorino Kaido, non so che cosa farà d'ora in poi, ma io le sarò sempre fedele, qualsiasi cosa accada. Mi auguro con tutto il cuore che un giorno tornerà. Grazie. Quando tornerò, vorrei passare un po' di tempo in un posto tranquillo. Cosa ne pensi? È una splendida idea, signorino Kaido. Mi occuperò personalmente dei preparativi. Ora devo proprio andare. A presto. Faccia attenzione, signorino Kaido. C'è il rabbio nel sangue, Van. Prima tuo padre, e ora tu. Oh? Una volta, quando era giovane, tuo padre disse che doveva aiutare i suoi amici. Rimase fuori per giorni. Poi, al suo ritorno, quasi non parlava più. Non mi ha mai raccontato cosa accadde, benché io fossi preoccupata. Ma credimi, vederlo battersi così per i suoi amici è stato fantastico. Era così affascinante, allora. Scusa, Van. Devo essermi fatto trasportare dai ricordi. Quello che intendevo dire è che dovrei combattere come il tuo padre. Mamma. Sii prudente, d'accordo? Stai tranquilla. Grazie, mamma. Questo è un gioco molto più maturo della Level 5, ed è per questo che è piaciuto poco. Purtroppo, non tutti apprezzano. Diciamo che è un prodotto tra per ragazzi e preadolescenti. È un po' particolare come genere. Diciamo che è il classico shonen giapponese. Ciao ragazzi, siamo tutti quanti pronti allora. Van! Dove sei stato? Ero a dormire, sai. Ci hai fatto aspettare per dei secoli. Ah, lasciamo stare. Dobbiamo mettere fine a questa storia. Stai bene, Van? Ma sì. Sì, sono sicuro che ce la faremo. Spero tanto che tu abbia ragione. Ok, andiamo al quartier generale della OAS alla Tiny Orbit. Tranquilli, torneremo salvi dalla nostra missione. Sì, anche perché mi c'è da mangiare con la mamma, quindi facciamo una cosa piuttosto veloce. Che poi, scusa, darò una mano in cucina, ha detto Amy. Ma come? Perché alle 7:30, come sappiamo, iniziano i preparativi di lancio, quindi stanno proprio per partire. Il tempo che entriamo, distruggiamo tutto, usciamo, festeggiamo e torniamo a casa saranno le 9:30, 10. Signor Tyler. Bene, ci siamo tutti. Questa sarà la battaglia finale. È tutto pronto? Sì. Allora andiamo. Dovevo salvare, forse. L'ingresso del centro cerca di nuova alba è poco più avanti. In un posto del genere? Probabilmente avevano bisogno di una base sicura per il loro progetto FIAB, al riparo da tutti. Se è così, non riusciremo a introdurci tanto facilmente. Già, se Ini non riuscirà a forzare il sistema di sicurezza non potremo mai entrare. Dobbiamo credere nelle sue capacità. Sì. Oh, posso esplorare qui, non ci credo! Beh, sì, è un percorso lineare, ma cavoli! Che figata! Bene, bene, molto bene. Non credevo l'avrebbero fatto, invece... Però è tutto molto tranquillo. Voglio dire, è inutile farlo, ma... Cioè, se non c'è nulla, è inutile farlo, però l'hanno fatto. Oh. Qui si è chiuso, ok. Però ecco cosa c'è, guarda un po'. Chi se l'aspettava? Difesa XL, alla faccia. Perfetto, ho riequipaggiato Odin con la giustiziera. E ho dato scudo e bastone marino a Kazuya e a suo Ferrir. Ora controlliamo come si muovono sti cosi. Fa un po' vedere. Ok. Prendiamo questo. Ma cosa hai visto? Vai via.
Bravo, vattene. Eccolo qua. Qui non c'era nulla, no? Ok. Ah, no, un po'. Ah, però c'è qualcosa qui che non va. Acqua? Basterà semplicemente passare fianco a fianco. Ma qui c'è solo un lago. Dov'è la Saturn? È vero, questa sembra una diga. Sotto? Non c'è nulla che faccia pensare a un centro ricerche, tantomeno un'enorme navicella. Non temete, questo è ciò che vogliono farvi credere. Non è percepibile alla vista, ma l'acqua è solo un ologramma. Proviamo a entrare nell'acqua. Infatti sì, oh. È sicura che non ci bagneremo? Oddio, Kazuya, quando sei tutto scicchettino. Ci bagneremo, aiuto. Dai che non ti si rovina le rasta, su. No, vedi? State tranquilli. Forza, non abbiamo molto tempo. Ok. Ma devo prendere l'oggetto, fermati! Miseriaccia ladra. Ma insomma, se ti dico una cosa, fai come ti dico, no? Perché devi sempre fare come pare a te il gioco? Che noioso, oh. Bravo, granata stordente. Mo possiamo andare. Ecco, vedi? Tanto facile, su. Raggiungi la sala di controllo in fondo al centro ricerche. Sì, signore. Di qua cosa c'è? Eccolo, lo scrigno, io lo sapevo. Refrigeratore, per il suo riscaldamento. È una luce questa? Sì. Oh? Chi l'avrebbe mai detto che una diga potesse nascondere un posto simile? Beh, anche perché di certo non ci vanno i bambini a giocare qui intorno, no? Quindi non è che la palla va a finire in acqua oppure tocca all'ologramma. Bene, cugini, il video termina qui. Nel prossimo credo che lo finiremo, se non nel prossimo venerdì. Come sempre vi ricordo che in descrizione trovate il link per Instagram e se ancora non siete iscritti al canale iscrivetevi. E noi ci vediamo, come sempre, nel prossimo video. Bye bye!